Benvenuti, buonasera. Buonasera, buon pomeriggio e buongiorno. Ciao. Buonasera. Welcome. Hello. Che bello. Dunque, ragazzuoli. Che dire? Ce l'avete fatta a finire il secondo atto. La oggi, parte da, oggi da trot c'è il terremoto. La cam fa così. Ah, è perché l'ho messa sul video? E dipendentemente da quante volte sbatto il pugno sul tavolo, cioè il video che fa così. Vabbè, però dalla sensazione di paura funziona tutto. Ma ragazzi, data la cattiveria che oggi riverserò su tutti i vostri amorevoli PG, mi sento in dovere, almeno per questa volta, di fare il riassunto, così mi perdonerò chi la prossima sessione mi dovrà rifare un altro background. Non è vero, intanto è perché ho castato questo. Castato command. Ok, vedremo. Comunque, nell'ultima sessione, siamo brevi e concisi perché ci sarà molto da fare. I nostri impavidi teatranti sono riusciti effettivamente a uscire dalla torre del mago con al loro seguito il figlio scomparso degli armaioli della città. Dopo essere tornati a tarda notte nella cittadina di Phandalin, hanno avuto modo di parlare e hanno scoperto un po' di cose, tra cui una strana comportamento del sindaco che cambiavano il colore degli occhi, che ha fatto sospettare che non fosse proprio chi dice di essere. Da qui i nostri avventurieri, insieme a comunque i membri del consiglio, si sono organizzati per il giorno dopo per andare a fare chiarezza su tutta la situazione. Ma dato comunque che erano tutti stanchi, che si dovevano organizzare e devono essere in forze per il giorno successivo, per il momento hanno deciso di acquietare tutta quanta la questione e andare in taverna. Lì il nostra Gillian ha parlato un pochino con Clanklin e Romeo, chiedendo un po' qualche dettaglio sulla loro missione, sulla loro ricerca e anche un po' sul loro passato. Ma non solo quello, ha cercato comunque anche di far conoscere loro come fare la meditazione, con risultati un po' deludenti, ma soprattutto, cosa molto più importante, alla fine, vedendo la determinazione di Romeo, ha deciso di dargli la fascia dell'intelletto che aveva trovato nella torre, ma non per puro gesto di bontà e beneficenza, ma tramite un accordo. Lui avrebbe concesso a Gillian ogni oggetto magico da adesso in poi che avrebbe trovato, in cambio appunto della suddetta fascia. Accettato questo scambio, il nostro Romeo ha passato il resto della nottata da bravo secchione a incominciare a recuperare gli anni di studi di magia in arretrato, mentre tutti quanti dormivano un sogno tranquillo, ristoratore, a parte Gillian che ogni tanto continua a avere delle visioni di una vita che però non gli appartiene. Il giorno dopo, finalmente Viatu non si risveglia sotto il letto, non si risveglia con strane scritte in tutta la stanza, è tutto tranquillo, è tutto normale, finalmente la mano porta fortuna con il bigliettino inizia a avere il suo effetto, nonostante un'ombra, la sua stessa ombra la segue, continua a osservarla e tenerla sott'occhio, e qualsiasi movimento fa, la sua stessa ombra gli sta dietro come un'ombra. Detto ciò, comunque, stranezze di via tua a parte, pazzia crescendo e cappellini da giullare permettendo, hanno fatto una veloce colazione preparandosi appunto
un piano di azione per andare comunque dal sindaco e per fare chiarezza. Ma fuori hanno sentito rumore del parlare e hanno visto i membri del consiglio, diciamo, trattenuti a forza dai soldati. Quando anche i nostri avventurieri sono usciti fuori, il capitano Roy e un discreto numero di guardie vi hanno circondato, dove che vi sono stati elencati i capi d'accusa nei vostri confronti, che sostanzialmente si possono riunire come aver attizzato le bestie contro il villaggio, essersi coalizzati con i goblin che attaccano il villaggio e concorrenza sleale nei confronti dei Marchi Rossi. Detto ciò, vi è stato detto sostanzialmente che Viatù verrà arrestata, mentre tutti gli altri membri verranno, diciamo, banditi dalla città non prima di aver dato ogni loro avere in loro possesso come risarcimento per i danni causati. Temo tutti assieme, non sono rateizzabili. Ma detto ciò, direi di aver detto un po' tutta la situazione, insomma è un clima tranquillo, sereno, per cui direi di togliere questa musica troppo tranquilla, troppo, e spostarci questa volta direttamente in questa mappa che, ricordiamo, dobbiamo ringraziare Furetto Dungeon, che questa è la mappa, diciamo, della piazza di Fandali che ci ha preparato per noi. Ringraziamo Furetto. Ovviamente, se volete usufruire dei suoi servigi, c'è il link dei suoi social in descrizione. Se gli dite che vi mandiamo noi, vi sputi in un occhio. Il 5% di sconto. A questo punto mettiamo anche una musichina un po' più adatta. Vedete comunque, appunto, questi Marchi Rossi che sono tutti intorno a voi con le armi sguainate, mentre Roy vi guarda sorridente. Faccio un passo avanti. Non c'è bisogno di scaldare gli animi, signori. Jillian, credo che sicuramente quello che hai nella borsetta basterà. E indico la borsetta a Jillian, che tiene nella cintura. Oh Jillian. Oh no, mio caro. Vogliamo tutto. Va bene. Jillian, cominci tu. Va bene, inizio io. Allora, metto le mani nella borsa, tiro fuori delle monete che lascio per terra, poi metto le mani intorno al mio collo, esce fuori una gemma e Hypnotic Pattern. Oh! Prego, prego, casta. E soprattutto, quanto è il range? Voglia, la voglia. 30 piedi cubici. Allora, sono molto sparsi, perché ovviamente il master ha selezionato tutto. Fammi un po' vedere. Non li becchi tutti. No, tutti no, però molti secondo me sì. Fammi un po' vedere. Io farei, te lo disegno a mano libera, master. Credo il capitano Roy è questo qui, vero? Il capitano, non vedo il ping. Ah sì, sì. Io direi che il capitano Roy, questi due e questo mi finiscono nel cubo. Ok, allora io direi, io vi faccio un tiro salvezza su di loro, dopodiché, cari miei, potete anche, direi, iniziare a farmi il tiro iniziativa, diciamo. Quindi intanto allora aspetta, prima tiro il tiro salvezza
Allora, tiro salvezza su, presumo, saggezza. Sì. Quanto è il... 15. Allora. 15. Uh-huh. E vediamo un po'. Altrimenti... fatto. Status... confuso. Metti un pallino blu. Semplicemente il pallino blu. Ok, va bene. Guarda, te lo linko comunque. Oh, due fumble. Beh, direi che il capitano l'ha un po' passato. E gli altri sono tutti quanti. Va bene così, dai. Direi che il capitano l'ha ampiamente superato. Va bene così. Va bene così, credetemi. Va bene. Ragazzi. Appena l'ho fatto, mi metto la mano sulla bocca. Ops, ho sbagliato. Attaccateli! E mi fate tutti, direi, un bel tiro su iniziativa. Io te l'ho tirato prima di Brody. Okay. Mazza che schifo, Roy. Iniziativa. Perché mi deludi così? 8. Va bene. A questo devi punto... ordinare Jillian e Clanklin. Devi metterli su. Sì. Allora. Perfetto. Ci siamo. Allora. Il primo, con la balestra già carica e che già vi stava puntando, prova a sparare in direzione di Romeo. Direi... Ah, scusate, aspetta, non ci sono quei danni... Che mi ha messo i danni da fuoco? Ah, non ci sono quei danni da fuoco, ma li tolgo. 8 danni. Domanda, l'armatura di Agadis è su risposta, su reazione o è un cast... Allora, dipende, ti brucia gli HP temporanei, ma i danni sono solo per quelli melee. Se fosse stato un attacco melee avrebbe ripreso danni... Di contro, ma essendo un attacco a distanza perdi soltanto lo scudo, diciamo. No, va benissimo, mi lascio colpire semplicemente. Va bene. Jillian. Per 8 danni. Beh, allora, siccome il mio incantesimo richiede concentrazione, in questo caso io attivo come azione bonus. Ah, quindi sei in concentrazione te, eh? Aspetta che ti metto il tokenino. Intanto vai. Il canto del Blade Singer. Ok. Mm-hmm. E... Non ho capito perché ti ha tirato concentrazione a caso. Forse perché gliel'ho attivata, forse, boh. Non lo so. Vabbè. Io non l'ho fatto, comunque. Ok. Andiamo avanti. Allora, mi sposto qui e su questo qua faccio dardo di fuoco. Vai. Per la peppa. Allora, 15 danni e credo che posso passare il turno. Lo prendi, piazza in mezzo lo scudo, ma viene comunque travolto da un'ondata di calore che inizia a far prendere fuoco e a rendere bollente l'armatura, iniziando a fargli seri danni. Dopodiché, fai altro? Ah no, hai fatto tutto. No. Faccio. A questo punto, questo qua corre nella direzione. Arriva fino
a Romeo. Forse e... Romeo è fuori griglia, attenzione. Aspetta, lo metto così. Ok. E prova a tirarti un fendente di spada. Miss. Ma troppo prevedibile, con la spada in mano che ti corre contro, riesci agilmente a evitare un colpo palesemente in arrivo nei tuoi confronti. Mi linki cosa faceva Hypnotic Pattern? Te l'ho già linkato. Sono inabili. La loro velocità è ridotta a zero, non possono avere reazioni e non possono usare azioni e reazioni. E sono incoscienti completamente. Ma c'è tiro salvezza, qualcosa? No, no. Finché non prendono danno. O qualcuno li va a, a usa la sua azione per scuoterli. Va bene. Gillian mica sceglie gli incantesimi a caso. A questo punto, quest'altro si scaglia contro Clanklin, cercando di attaccarlo. Lo paro sullo scudo. Il cozzare del metallo sul metallo. Ma tu sei una roccia. Tu sei Goliath, l'invincibile Goliath. Prego. Signori, quanta storia, quante storie per un po' di movimento. Si illumina lo scudo e casto un bel bless di secondo. Tutti i miei alleati. Aspetta, 3, 4, sì, tutti gli alleati, tranne me ovviamente. Mi sposterò qui. Fammi controllare. Yes. Confermo e passo. Ok. Via tu. Hai detto che vai al dott, sì? Mi infilo le mani dentro la borsa. E quello che faccio è uscire brugola e uscire rivetta. Il primo comando a brugola è quello di... Rivetta è una sua iniziativa, no? Sì, infatti sì, adesso... Ora la tiro. Allora, dico a brugola. Brugola! Medicina! Gli ordino di... di dare... di, insomma, di... in qualche modo di curare i miei alleati. Ci sono due brugole. Oh... Forza, tira sti HP temporanei. Oh, 13. Dopodiché? 13? No, sono soltanto 5. 3 perché... No, sono 3 perché là c'è il tiro per colpire che non ci dovrebbe essere. Lui ha crittato, per cui ne ha tirati 2, però è 1 il dado. Non esiste il crit su questo tiro. Tanto in ogni caso prende il mio modificatore pure. Sì, ha tirato un D8 più 3 moschi, se vai a leggere. Ah, sì, ok. Non ha tirato 2 D8. Sono 5 HP temporanei. Ok, ok, sì, sì. A me però non arrivano. Dopodiché tiro l'iniziativa di rivetta. Esatto. Che però, ma per comunità, inizierà il prossimo turno. Non la puoi selezionare? Ah, no, ok. No, l'ho selezionata apposta. Ok. Ok, per comodità, okay. Comunque partirà dall'inizio del prossimo turno. Ok, mi rimane ancora la mia azione personale. Decido che lancio un colpo di Firebolt a questo qua. Ricordati il D4 del Blast. Ok, e quest'altro lo becchi e una fiamma
lo colpisce sui vestiti, mentre lui con forza cerca di spegnersi le fiamme che si stanno propagando sul suo spallaccio. Hai altro? Passo il turno. Goliath. Allora, provo a rendere il colpo. Fagli vedere chi è il grossone. io ho i miei dubbi. Questo? Beh. Questo, il primo colpo, lo para in pieno. Ma la potenza con cui l'ha scagliato fa ritrarre indietro per il contraccolpo il bersaglio, che rimane così esposto al successivo attacco che lo becca in pieno, tranciando parecchie delle maglie della cotta che ha. Aspettate che non mi fa selezionare i tocchi. Ah, ok, perfetto. E come lo finisci? Ah, lo finisco? Lo finisci. Semplicemente, allora, con il primo colpo, come hai detto te, lo manco, lui si sbilancia, con lo scudo lo butto a terra e poi semplicemente lascia in pieno sul petto. Senza alcuna emozione, proprio è un gesto meccanico che ho ripetuto dopo averlo letto in un libro. Tipo ghigliottina. Sì, sì. Questo qua continua a rimanere in uno stato inebetito, stordito. Si muove un pochino a casaccio, ma è completamente alla mercé. Quest'altro, vedendo quello che sta succedendo, si avvicina al suo compagno. Lo scuote. Scusa. Muoviti te. Scusa, porca miseria. Che è successo? Niente. Dai, andiamo avanti. Vabbè. Lo scuote. Muoviti! Non stare lì impalato! Dopodiché ritorna indietro qua, preparando un altro colpo. Romeo. Master, io... A parole tue e coinciso, per favore. Sono indeciso se... Ok, me la rischio. Uso X. Okay. Ma X è su concentrazione, giusto? Sì. Ok. Ed è anche azione bonus. Sì, sì, è azione bonus, sì, sì. Stavo vedendo proprio quello. Master, io vorrei... Se mi sposto, prendomi l'attacco d'opportunità e poi dopo uso X, lo potrei fare? Nessuno te lo vieta. Va bene, lo faccio. Mi sposto prendendomi l'attacco d'opportunità. Ovviamente il guerriero ti puoi anche disingaggiare e poi usare X. Ma disingaggiando mi posso spostarmi anche? Certo. Se no che serve, scusa? Disingaggio mettendomi qui. Anzi no, mettendomi qui. Il guerriero prova ad attaccarti, ma tu, cercando comunque di svicolare velocemente, sguisci a un colpo che ti avrebbe colpito in pieno la testa. Agile come un gatto. E inoltre utilizzo X sul capitano. Ok. Strano che c'avete i slot. Ah, vabbè, perché non c'hai gli altri tipi di slot. Rigenerativo, no, ok. Perché c'hai gli altri. Non ci sono danni, ovviamente. Ok. Su che saggezza. Cosa lo maledici? Ok, saggezza. Ok, ci mettiamo un bel fulminetto, così lo ricordiamo. Ok, fai altro?
Sì, siccome l'azione è bonus, vorrei... Hai disingaggiato, eh? Non posso attaccare, quindi. Okay. Se hai disingaggiato è azione. Allora non posso fare più nulla. Va bene. Siccome me l'hai chiesto, pensavo che potessi fare qualcosa. Ok. A questo punto... Ok. Quello che succede è che il capitano si avvicina qua, poi passa qua in questo punto. Anzi, perdonate. Prima si avvicina qua e casta. Aspettate. Solo un secondo per vedere una cosa, ragazzi. Ok. Arrivati a questa distanza qua, vedete che fa, alza la spada in alto e fa: Tiamat, concedimi il tuo favore, fa che i miei nemici cadano. E la spada diventa infiammata, diventando completamente piena di fiamme. Dopodiché, arrivata a questo punto, si gira verso di voi. I suoi occhi bruciano di una rabbia ardente, una rabbia carica di un odio cieco come quella della sua padrona. Dopodiché, un'aura incomincia a emanarsi da questo paladino e, come se fosse un miraggio, vedete comparire una testa di drago alle sue spalle che lancia un ruggito. Tutti quanti mi dovete fare un tiro salvezza su saggezza CD 14 o essere spaventati da lui. Saggezza, ma, eh? Ma Master, anch'io col cioè, io non posso provare paura, quindi lo devo fare. Puoi avere paura di lui. Ma semplicemente hai svantaggio per attaccarlo, non ti preoccupare. Ah, ok. Ah, beh, l'ho chiesto per... Non fuggi. Quant'era cioè, la CD? Ho chiesto. 14. La CD era 14. Che culo. Beh, non credo di averne... Okay. Non avere questo problema. Dopodiché... finisce il suo movimento qua. No, il nimbo non può essere spaventato. Cioè, a parte lui. No, dico per via tu. Ok. E finisce così il primo turno. A questo punto, questo ranger prova a sparare nella direzione di via tu. E aprire le schede e ti colpisce, presumo, in pieno su una spalla, provocandoti, fortunatamente, non grandi ferite, grazie a uno scudo che ha assorbito gran parte dell'urto. Senti solo un po' di dolore della botta ricevuta, ma nessuna ferita. Gillian. Allora, Gillian vede... Tu non hai superato il tiro salvezza, giusto? No, l'ho superato. Ah, ok. Vede questo essere che gli si avvicina e dicevi: ah, guarda, mi sono dimenticato un altro oggetto. Tiro fuori lo stocco e lo colpisco con Booming Blade. A questo punto tu tira intanto. Vai intanto tiro, almeno provo a colpirlo con Booming Blade. Quello che succede
è che non riesci. 2 di 8 di Booming Blade, no? Ah no, 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 no. È 1 sì. E poi 2 se si muove. Vedi che il comandante non è uno sprovveduto. Sa esattamente combattere e prevede la tua mossa, schivando di lato mentre tu rimani esposto. A parte che avresti dovuto... Ah no, tu giusto. Ma a quel punto, pronto e tu senza difesa, prova a colpirti a tua volta. Ah, quindi ha terminato la sua reazione così? Sì, ha usato la sua reazione. Ok. Non mi prende. Posso utilizzare la mia reazione? No, per... non lo so, perché in realtà è il suo turno. Può usare la reazione sul suo stesso turno? Va bene. Perché non comincia poi, non ce l'ha più fino a che non tocca di nuovo a lei. Ok. E pari così il colpo. Bobini. Ok. Detto questo, però faccio un'altra cosa. No, anzi, non faccio niente, rimango lì con Shield. Passo il turno. Ok. Cosa fa la volpina? Cosa fa Rivetta? La volpina, quello che fa è si lancia contro il capitano. Praticamente questa volpe correrà e guainerà i suoi denti, che hanno come una sorta di patina in questo momento verde. Beh, beh, beh. Che dire? Minchia. Direi che la Minchia, è forte sta cazzo di cosa. È forte. Allora, aspettate un attimo. Ok. Ma è un D8 più... che goduria! E vedete la sua spada che si spegne. Ok. Scusami Moschi, è un D8 più competenza come la torretta? Devi farti un danno in più allora. Che competenza ha 3 lei? No, più competenza, più modificatore di intelligenza, ah, perdonatemi. Okay. Ho sbagliato io a dire. Ok, la sua CA viene ridotta di 2. Ok. Bene. Ottimo. Passa il turno di Rivetta. Questo qua direi che lo togliamo. Questo qua continua a essere stordito. Quest'altro invece si avvicina a Clanklin e prova laddove il suo compagno ha fallito. Ma gli cade, è tremante per aver assistito al suo, più che altro all'inizio pensi per il modo in cui in maniera fredda hai ucciso il tuo compagno, ma molto più probabilmente è a causa dell'urlo del drago di prima. Gli cade l'arma a terra, è colto impreparato. Cosa fai? Mi infierisco con una fredda macchina calcolatrice, lo colpisci facendogli un grosso squarcio all'altezza dell'avambraccio. Dopodiché, prego, poi attacchiamo tutti quanti insieme poi. Adoratori del culto del drago, avrei dovuto immaginarlo. È Mortem. Told the death a lui. Ok. Quello che sta attaccando Clanklin. Ok. Porca. Minchia.
Saggezza CD 15. Dai, guerriero numero X. Fatti valere. Non si è fatto valere. Mi dispiace. Sostanzialmente, dimmi come comincia questa onda d'urto, si propaga. Tu, Clanklin, lo vedi cominciare a tremare. Dei rivoli di sangue gli escono da occhi, orecchie e bocche. Si accascia davanti a te. E a questo punto, un attimo solo. Ok. Bonus. Ok. A questo punto userò il mio Channel Divinity come bonus action per recuperare uno slot di secondo. Tasha insegna, a quanto pare. Va bene. Mi sposto di nuovo indietro. Ops, passo il turno. Via tu. Sei mutata. Allora, quello che fa via tu è prendere un aggeggino dalla borsa. Vedete che è puntarselo sulla spalla e quando lo preme mi casso invisibilità. E mentre fai questo però... Ah no, ha già usato la sua reazione. Ha già usato una reazione. Ok, però... No, ancora... Quello che fai che... Sì? Ti dico una cosa. Ti senti paralizzata dalla paura. Non riesci a muovere un solo passo. Ok. Per diventare invisibile. Te lo dico prima che fai quell'azione. Aspetta, guarda che non si può avvicinare. Non è para... Lo so. O almeno che non abbia qualcos'altro. Preoccupare. Vabbè, io in questo momento... Gigino! Vai, vai. Uh-huh. Ok. Dopodiché ordino a Brugola di attaccare. Brugola! Ballista! Gli ordino di attaccare a questo. Ok. A 25. Ok, direi che lo prendi. Gli fai anche molto male. E vedete che viene sbalzato all'indietro per il contraccolpo. Sono invisible. Esatto. Mi fai un tiro salvezza su saggezza? Anzi, perdonami. Prima prenditi 4 danni, fai la paura che ti fa Roy, e poi farmi il tiro salvezza. Ok, tiro salvezza su saggezza ed è... C'è il bless, dai. Io con il bless ho fallito. Vabbè, ma tu sei tu. E infatti vedi che il goblin riesce. Che culo. Il fatto di essere invisibile ti rende un po' più al sicuro. E la paura che prima ti attanagliava ora mi vorrei cessa, anche grazie ai tuoi alleati vicino a te. Non puoi farlo perché eri comunque questa era la fine paralizzata turno. Dalla paura, giusto, hai ragione. Sì. Ok, passo il turno, master. Ok, a questo punto Clanklin pianta i piedi a terra, il nucleo si sincronizza con la runa di fuoco che gli crea un piccolo alone. Vado in Giant Might insieme all'urlo. Prego, master, mi gigantizzi. La forma... Ricordati, master, che a meno 2 DC ha il caro Roy. A quel punto... Fino alla fine del turno. Sì, sì, perché non lo voglio vedere bene... A questo punto dovresti avvicinare Rivetta, Saphir. Vero? A questo punto mi avvicino a Roy e guardandolo non hai idea di quanto ho aspettato per questo momento.
Ma povero. È una una personalità incompresa. La coerenza. Vabbè. È il secondo sì, però. È arrivato. E vai. Il secondo. Il primo ma non farmi ridere. Dice boom. Al primo colpo. Poi una trambata in pieno lo prende. Action surge. Lo prendi con entrambi? Perché no? No. Perché c'è... 14 ha fatto. Io ho abbassato fatto io l'ho fatto con il primo. È in full plate praticamente. Io comunque gli ho abbassato la CA di 2. Vabbè, ma 14 comunque non è... Il primo non lo becca, ragazzi. Non è abbastanza. Okay. A quel punto action surge. Mm-hmm. È come un taglialegna. Aspetta che è l'ultimo. Ok, è arrivato adesso. È come un taglialegna. Agli altri due non c'è il secondo danno, eh? Quindi sono solo 16 danni con gli ultimi due colpi. Ok. Va bene. Forza Clanklin. Beh, dico comunque, nonostante tu l'abbia colpito, riesce, come dire, quelli che dovrebbero un colpo con la tua forza e con la tua grandezza hanno ucciso letteralmente su un colpo solo delle persone comuni, ma lui è un combattente esperto e sembra che attacchi che l'avrebbero potuto decapitare in un sol colpo sia riuscito comunque a ammortizzarli un po'. Romeo. Masta, io vado a utilizzare Eldritch Blast su questo qui. Mm-hmm. Sono al 5, mi sembra che ne devo lanciare 2. Cosa? Sono al 5, ne devo lanciare 2. Sì, 2. E direi che lo becchi con entrambi. Però il danno extra se è soltanto sul primo. Di freddo, dice. Eh sì. Ok. Quindi. Sono danni onesti per un'azione onesta. Ci sta. Vedi che incassa in pieno il colpo e a causa della forza violenta parte dell'armatura si contrae facendo dei bozzi pesanti. Ma è ancora in piedi. Fiocco rosso, come sì. Dragon Ball. Sì, ormai per lui si chiamano così. Questo qua corre e sveglia l'altro. Stanno facendo a staffetta, uno a uno si stanno svegliando. Dopodiché arriva fino a qua. Utilizza tutta la sua azione per il movimento. No, è un'azione scuotere, in quel esatto. caso. Esatto. Questo qua, invece, mira ad Aleus. Ah, ma tra l'altro... Ma io ho il turno... Ah, no, no, giusto, tutto corretto. Prova, con la balestra, a colpire ad Aleus. Colpendoti... Solo scudo, ma mi passa da sotto e mi colpisce alla spalla. Rimango concentratissimo. Qualcosa mi dice che anche qui è stato pronunciato il nome di Tiamat. A questo punto, non vedendo più via tu, avendo praticamente di fronte a fianco, diciamo, Gillian, che ha anche usato, diciamo, un po' schernirlo, due colpi di spada in rapida successione. Primo. Mazza che schifo di danni che ha fatto. No, non l'ha fatti proprio. E secondo. Il secondo invece l'ha preso. Vedi che ti lancia il primo colpo. Troppo lento, troppo prevedibile. Ma poi cambia schema. E con un fendente laterale ti becca in pieno all'altezza, diciamo, del bacino.
di altezza volto. Sei un cretino. L'altro continua a guardare inebetito. Quest'altro invece prova a colpire a Clanklin con la sua balestrina. Ma prima, dimenticavo, sentite comunque rumore intorno a voi. Sentite altre guardie che stanno arrivando da varie direzioni. Sentite i rumori, ma sentite anche il clangore di una battaglia in corso. Sentite lo sferragliare di spade. Quello che riuscite a vedere è che in alto le persone della città con cui prima vi siete organizzati, stufe delle soprusi che loro il fiocco rosso, ormai li chiamiamo fiocco rosso, no, comunque il marchio rosso sta facendo nei loro confronti, reagiscono stanchi ma combattenti e inizia un'accesa battaglia. Ragazzi, io per comodità li considero out of combat per non mettere troppe. Va bene. Però immaginate che la battaglia sta continuando in tutta la città. Ok. Dopodiché, allo stesso modo, dice, come stavamo dicendo, questo balestiere prende la sua balestra, cerca di mirare a un gigantesco Goliath e lo colpisce. E mi prende. Grande, sì. Ma per questo al contempo un bersaglio molto facile. Gillian. Gillian. Guarda, Master, te la faccio semplice. Ripeto la stessa azione di prima. Lankin, ma stai togliendo gli HP? Perché io li vedo sempre full. Avevo gli HP temporanei. Avevo 5. È rimasto uno. Non l'hanno mai toccato. Perché sono morti appena sono andati davanti a Clankly. Qualcuno li ha uccisi. Però. Tira il colpo. Ok. Allora. Intanto si prende 8 danni. Dopodiché. No. 8 più 6. 6 non sono se si muove? No. Perché è a livello 5. Se si muove sono 2 di 8. Sì, esatto. Ok. E a quel punto, però, questa volta te lo aspetti. Non fa meno male, però. Sì, però io questa volta riutilizzo davvero Shield, anche se mi sta corrodendo tutti gli slot. A questo punto sembra uno scontro di resistenza. A questo punto, dopo che il mio scudo ha assorbito il suo colpo, lo guardo negli occhi, mi faccio: seguimi, bipede. Non pensare che ci cascherò. Di 9 metri qui. Non mi è piaciuta per niente l'affermazione che ho detto. Vabbè, fate finta comunque che abbia ringhiato in qualche modo. Perdonate la concentrazione in alto. Abbiamo capito il senso. Sì. Corcazzo. Sì. Detta in maniera un po' più papale, sì. Papalle. Ancora una volta, Rivetta, sentite un po' questo sferragliare, la vedete muoversi sinuosa, è come un fulmine, si lancia per provare a mordere il capitano ancora una volta. Ancora tra le sue fauci vedete questa melma verde scolare. C'è la rabbia, che cazzo.
E anche questa volta il povero Roy, poverino, un pozzo di danni questa cosa che ho fatto. Non me l'aspettavo. E da adesso in poi, ancora una volta, la sua CA rimane sempre a meno 2. Poverino. Okay. È lui che da grande voleva fare l'avvocato. Gli sarebbe piaciuto. Passa il turno, master. Modalità staffetta ormai. Questo qua va a svegliare l'ultimo. Accortosi comunque di quello che sta succedendo. Dopodiché, azione di scatto e arriva qua. Ha usato l'azione per svegliarlo. Ah, è vero, c'hai ragione. Arriva qua. Bravo. Quando è giusto, è giusto. Quando è giugno, è giugno. Allora. Allora, il problema è che mi devo dividere tra quello che è giusto fare e quello che farebbe Aleus. Ma ovviamente andrò per quello che farebbe Aleus. Aleus si porta qui e dirà: morirai, cane rognoso. Schiocca le dita. Torde dead. Ti ricordo che ha Bane. Cioè, no, Bane. Ex. Ex. Ok. 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 Non so perché l'ha tirato doppio, però ha fatto un 18. Direi. Quant'è che gli toglie? Da svantaggio? Da svantaggio. Gli ha dato non svantaggio, sì. Ok, sì, ok. Sì. No. E a quel punto vedete materializzarsi accanto al capitano una quasi come una spada da cavaliere fatta di pura luce, arma spirituale. Ok, te l'ho messa. Sotto tra i famigli, cambi forma e altre cose. Te l'ho aggiunto così non devi ogni volta cliccare poi sul tasto. Ok, d'accordo. E a questo punto tiro per colpire. Quindi è semplicemente un D20 più 7. Figo il token di arma spirituale. Sì. Ma te l'ho fatto anche proprio con l'attacco, eh? Cioè, se vuoi c'è proprio l'azione. Critta. Critta. Male. E a quel punto fammi vedere un D8 più 4, quindi sono 2 D8 più 4. Scusa, perché più 7? Perché il mio modificatore. Non sono era... più 3 di sono 3, 3 di proficiency e 4 di saggezza. Sì, sì, maschi. Comunque sempre 20 è. Sono 2 di 8 più 4. Sono 12 danni. E crittato da forza. Allora, aspetta solo una cosa. Il master non ti fida dei giocatori. No. Più un modificatore da caratteristica dell'incantamento. 7. Aspetta, i danni dici? No, per colpire, soltanto il modificatore di saggezza. Vabbè, ma tanto ha crittato. Ho crittato uguale. Vabbè, sì, quello sì, per carità. Però dico in generale è più un modificatore. No, più 7 a colpire. Più 7. Stai tranquillo. Perché è come quando casto un Firebolt. Cioè, se io castassi Firebolt, ho più 7, come Gillian ha più 7. Sono proficiency più caratteristica. Modificatore di caratteristica. È come un arciere che tira destrezza più proficiency. Via tu invisibile. Bene, via tu invisibile. Ne approfitta per farsi una passeggiata. E spostarsi, diciamo, un po' più sulle retrovie. Qui va. Dopodiché ordinerà a Brugola di attaccare. Perché comunque in metri mi sa che non ce la faccio spostarlo. Un secondino.
Allora, il colpo ordinerò a Brugola. Brugola, all'attacco! Colpo di ballista. Questa volta rivolto. Anzi, si metterà un po' più avanti. Qui, più o meno. Fiammata. Ti devi mettere qui, comunque, o qui. Dove? Sì, tanto lo puoi mettere sul cadavere del tizio. Esatto. Sì, lo sposto. Vabbè, per comodità. Ecco, ok. Per prenderle entrambe. Allora. Un 10 danni sono belli. Allora. Tiro salvezza. Su destrezza. Tipo normale, DC, quanto è il tuo CD da incantatore? Un attimo, te lo dico. Dovrebbe essere 14. 14. Altri 11 danni, altrimenti metà danno. E direi che tutte e due vengono presi in pieno. Vedono questa torrettina che zampintina dopo zappettina viene contro di loro. Hanno visto un dardo scoccare verso il loro compagno e, aspettandosi un dardo, si mettono pronti, ma a loro sorpresa un'enorme vampa di fuoco alchemico li prende in pieno. Saphir, l'hai impostato giusto il danno. Sono 2 di 8 più 0. Non sono 2 di 8 più int. Più 3 dovrebbe essere, sì. No, c'è scritto subisce 2 di 8, ragazzi. Non, okay, non c'è il modificatore. No, a lei di chiedere. Ma leggete, ci sono scritte. Allora, no, okay, va bene. Allora, io provo a colpire il capitano. Meno male. Lo colpisci. Al secondo non si applica il secondo danno, eh? Ok. Al secondo colpo, mm-hmm, l'altra runa si accende. Aspetta che te la... Mi deve fare un tiro salvezza su forza, altrimenti è restrained. E poi ti devo tirare i 2 di 6 di danno da fuoco aggiuntivo. Aspetta che tanto ti tiro... Tiro salvezza su forza, hai detto? Sì, CD... CD, CD, CD... 15. E si becca intanto 8 danni da fuoco. Oh, bello! Adesso è restrained. Ok, lo avete messo piuttosto male. Vieni qui, la tua testa sarà presto mia, piccoletto. Siccome non mi ero scordato ad Aleus e a sia a Romeo e sia a Aleus di far fare il tiro salvezza su saggezza, fatemelo adesso uno per vedere se vi siete già liberati dalla paura verso di lui. No, io no. Hai ancora paura. Struck Ranklin. Romeo, tu non hai più paura. Anch'io lo devo fare. Io l'avevo già fatto. No, tranquilli, voi siete a posto. Solo Aleus è spaventato. Romeo. Master, io vorrei utilizzare Eldritch Blast su costui. Prego. Master, uno su questo e uno su questo. Allora, il primo, dimmi come muore. Allora, dimmi in come pratica, muore. Prendo il libro che ho tenuto sempre in mano. Questa volta, quando allungo la mano, invece di uscire un solo raggio, ok, è come se si creasse una specie di
di cerchio tra le mie dita, un mini cerchio che fa uscire due Eldritch Blast e uno colpisce uno e uno colpisce l'altro. Il primo dei due viene colpito, aveva già vari danni allo spallaccio dove era stato colpito prima, dove avevi già creato una falla nelle sue difese. Questa volta lo colpisci in pieno, non c'è nessun metallo a proteggerlo, diciamo, a attutire il colpo, e viene colpito in pieno facendogli un colpo che lo becca un'arteria, facendolo morire dolorosamente e lentamente nel suo stesso sangue. Dopodiché mi sposterò qui. Questo master, intanto io chiamo Chux, dove sei? Va bene, lo terrò a mente. A questo punto costui prova a colpire a Jillian, che si è mossa nella sua direzione. Direi che ti ha preso. C'è ancora l'effetto dello scudo Shield, l'avevo fatto quando mi ero allontanato. Ok. Cui ho 25 di CA attualmente, fino all'inizio. Va bene. Il microfono alla bocca, per favore. Sì, sì. Perfetto. Intanto, comunque, quello che vedete è che la battaglia, sentite sempre più il clangore, sempre più violenza, urla, anche alcune di disperazione, altre di dolore, altre di rivalsa. Vedete altra gente che inizia a combattere, vedete che stanno arrivando altre truppe nei vostri confronti che stanno per attaccarvi, ma al contempo vedete uscire fuori dalla taverna il taverniere e sua moglie. Il taverniere prende una sedia in mano e la spacca sulla testa di uno dei marchi rossi, mentre i due halfling armati di coltellino e di ravanello continuano a mulinare, a colpire, aggrappandosi praticamente a una gamba di uno dei due, mordendolo. Ravanello, proprio il ravanello. Ravanello. Allora, vedete? Prima che Roy faccia il tiro salvezza, si becca altri 2 di 6 dei danni da fuoco. Ok. Il turbine fa un'altra vampata. Vedete? Aspetta, 2 di 6. Andante Roy. Perché non tiro salvezza su forza sempre. Perché sennò è restrained. Ah, ok, eccolo qua. Allora, oh, cosa? Niente, non vi preoccupate. Poi tiro salvezza su forza. Mazza, che tristezza! È ancora restrained. Ok, vedete comunque messo veramente male. Gronda sangue. C'è una serie di tagli spessi dove il gigante lo ha colpito. Un'altra persona al suo posto sarebbe già caduta, ma lui no, lui continua a combattere. Quello che vedete, la prima cosa che fa, punta una mano verso Aleus e fa: giochiamo alla stessa partita, e allora giochiamo. Arma spirituale. Ok. Ok. Ah, perché non me la trascina? Eccolo qua. Ah, okay, però allora, 19, perché non c'ha svantaggio nel... Ok. Allora mi colpisce. Aspetta che gli rimetto normale. Ok. Wow. Ricevo la ferita. Ma non demordi. Ma non demordo. Anzi, scusa, Fe, quanto era il tuo CD? Perché effettivamente non c'aveva svantaggio. 15.
Quindi, ah, ok, ha fatto 14. Quindi ma scusa, ma comunque lui non è incalzato dalla volpe. Sì, ma comunque il tiro comunque è 10 quello che hai fatto, quindi non l'avrebbe comunque... No, perché... non era 10, era 14, perché non c'aveva... Ah sì, no, era comunque 10, c'hai ragione. Mica tira con vantaggio. È vero. Forse. Dopodiché... Tiamat, dammi la forza! Vedete la mano che si inizia a illuminare di energia. Ragazzi, questi paladini broken, vedete che le della sue conquista, fra l'altro, esattamente, i mitici paladini della conquista, vedete che era quasi completamente morto, aveva perso una quantità di sangue che un'altra persona probabilmente sarebbe già caduta da tempo, ma facendo questo gesto, imponendosi la mano, tu, Clanklin, inizi a vedere che tutte le ferite finora che gli hai inferto completamente si rimarginano tutti, e ride. Questa cosa un pochino destabilizza il vostro morale, ma al contempo sentite un urlo da parte dei suoi soldati. Roy! Roy! Non cadrà così facilmente. Ma perché poi non me l'ha curato? Aspetta. Ok, ora la cura. Ok. Ora, turno del mago. Finalmente. È da una vita che questo mago sta là in attesa di avere il suo momento di rivalsa. Con questo poverino, questo mago. A questo punto guarda verso Brucola, e un dardo di fuoco viene scagliato mentre viene invocato il nome di Tiamat in direzione appunto di Brucola, e con l'enfasi di tutta la rabbia non la prende incita... la prende la prende mi ero confusa con un tiferita, va bene, sì, ma comunque crittava, sì, lo so. Poverino, comunque ho visto col crit ti becca in automatico a prescindere da quanta ci ha, che per la volta precedente c'era stata un po' di... Sì, sono... quelli sono i tiri, gli ability check. Va bene. E a questo punto si rinizia. E ancora non è finita. A questo punto, mentre il nostro gigante di ferro continua a incalzare su Roy, qualcuno alle spalle continua a colpirlo laddove non può difendersi. dipende. Allora, con i stuzzicadenti ti colpisce alla schiena, ma si brucia col impatta. Coso col calore del fuoco che si brucia. Esattamente. Gillian. Allora, Gillian, siccome vede questo qua molto solo, lo raggiunge, si fa, beh, non volevi forse tutti i nostri possedimenti? Non volevi forse tutti i nostri possedimenti? E Booming Blade. Che overkill. Se lo colpisco. Ma vedendoti arrivare, soprattutto il perdere tempo, è una frase molto saccente che un elfo direbbe nei confronti di un umano, ti sorprendi quando lui all'ultimo schiva il tuo attacco. Ok, passo il turno. Capisci una cosa? Che non sono semplici teppisti di strada,
ma comunque nonostante il loro atteggiamento gradasso sono dei soldati comunque addestrati. Mi metto qui in modo da guardare sia lui sia questo che ho visto del fuoco, quindi mi posso immaginare che sia un mago. Oh, hai saltato la piccola volpina. Volpina, prego, cosa fai? La volpina ancora una volta si muove attorno a... Si muove ancora attorno a Roy, ringhiando. Prova a morderlo ancora una volta. E questa volta vedi Roy... Prova ancora una volta a morderla, ma questa volta Roy, con un colpo di scudo, la ributta a terra. Probabilmente ha capito la strategia. A questo punto, tocca a questo, che va su Brucola e l'attacca. Ma manca clamorosamente. Prego, Aleus. Non giochiamo la stessa partita. Schiocco di dita. Dispel magic sull'arma spirituale. Ok. E visto che un paladino non ha slot alti, automaticamente l'arma sparisce. Dopodiché do un'occhiata in giro ai miei compagni. Voglio vedere più che altro come sono messi. Descrivetevi, ragazzi. Gillian, vedi che i colpi di spadone hanno preso la sua carne. È mediamente ferita. A me lo vedi semplicemente con una ferita sulla spalla, un danno da freccia, semplicemente. Via, tu non la vedo. A me mi vedi illeso. Ottimo. Placcato appena lucidato. Ma il mio amico ha risposto. Il tuo amico? Ux. Sì. La vuoi un'anima di un servitore di Tiamat? È la tua occasione. Una spinta in più. È il che ti costa. Dagli l'ultimo colpo e l'anima sarà tua. Non funziona così. Non è così che funziona. Inventati qualcosa, mi fido di te. E lì termino il mio turno. Ok. Scusami, no, devo attaccare con l'arma spirituale. Ricordati il tiro salvezza, quello su saggezza per vedere. Sì. Vabbè, quello poi alla fine. Va bene, niente, comunque non penso di colpirlo. Ma ti ho creato la cosa apposta, perché cosa? Ce l'hai sotto l'arma spirituale, ti ho creato direttamente. Mi spende uno slot. No, ti ho creato la scheda. Ti ho creato sotto la scheda. L'ho visto, va bene, dopo gli do un occhio. Vabbè, comunque. Faccio il tiro salvezza e non lo passo. Meglio ora che dopo. Continui. Che poi tra l'altro, vabbè, tra l'altro pure il colpo che avresti tirato prima era con svantaggio in realtà. Quale? Il Tool the Dead? No, l'altra spada che gli avevi tirato prima. Ma l'arma spirituale? Cioè non è uguale, so come funziona. È considerato un attacco da mischia, tant'è, ragazzi. Che stronzate. Tra l'altro, ragazzi, proprio per questo motivo, piccola chicca curiosità, funziona il bless sull'arma spirituale, perché è considerato attacco da mischia da parte del giocatore, per cui se c'hai un bless, okay, vale anche sul tiro. Buona a sapersi. Cosa bizzarra, ma piccola curiosità. Ok, quello che faccio è spendere uno slot per evocare un'altra brugola. Ma non è morto quello? Lo so, lasciami agire. Spenderò una mia per evocare un mio slot di primo. Vedete questa brucola che no,
Io e una l'altra si smonta. Eh sì. Non ne posso invocare due? Quello ha i livelli alti. Ah, ok, allora semplicemente... No, niente, allora non l'evoco. Pensavo di poterne tenere due contemporaneamente sprecando uno slot. No, no, quello ha i livelli alti. Credo che te lo facilita okay, solo allora... se potevi evocarne due. Allora, semplicemente, ne approfitto per essere invisibile, di essere invisibile, per avvicinarmi io a riparare Brugola. Ok. Quindi riparo io Brugola. Però uso quello che c'è nella macro di Brugola. Ok. Va bene. Però in realtà sarebbe una sua azione. Quindi se lo fai te... No, io lo sto facendo io. Non la sto facendo riparare automaticamente. Io mi avvicino per ripararla in maniera tale che lei può comunque agire. Va bene, mi piace, lo permetto. Ok. Approfitto della mia invisibilità per sgattaiolare e riparare Brugola. Che riprende 3 HP. Dopodiché mi rimuovo, mi risposto portandomi a distanza di sicurezza e le ordino di attaccare. Però questa volta un bel colpo di ballista a questo mago qua sotto. Ok. Vai. E anche questo mago viene colpito in pieno e scagliato a distanza. Ok, passo il turno. Titano. Bene, bene. Continuiamo la nostra danza, allora. Fatti sotto. Erano solo i riscaldamenti. Non mi piace come sta venendo la voce, mi spiace ragazzi. Oggi non sono in mood da Roy. Meglio. Allora, e la madosca. Col primo lo colpisci e anche con il secondo. Ma col secondo non considera qua. Non è in full plate. No, volevo chiedere una cosa. Era ancora restrained? Sì, sì. Infatti okay, ho tirato quindi, con vantaggio. No, quindi ho colpito bene prima. Sì, ma non è con l'arma spirituale. In realtà colpisci con vantaggio non perché restrained, ma perché... Sì, restrained l'attacco roll a vantaggio. Ah, ok, sì, vabbè. Sì. Comunque è anche circondato, quindi comunque... E anche lui ha svantaggio a colpire, eh? Ok. Sì, lui ha svantaggio. E passo il turno. Ok. Ok. Master. Romeo. Master, quanti sono 60 feet in metri? Sono 18 metri. Te lo dico metri. Subito. 18 metri. Sì, 18. Ok. No. Mi sposterò qui. Ora sì. Se mi dai il tempo. E vorrei utilizzare Shatter sul mago. Ok. Link. Ok. Allora, tiro salvezza su costituzione. Salvezza su costituzione. Descrivi, prego, vadi. Allora, in pratica sfoglio sempre il libro, tendo la mano, questa volta la mano non la tendo verso il mago ma verso il cielo. Dalla mia mano esce fuori una palla luminosa che a palombella si scatena sul mago e prima di atterrare su di lui esplode. Questa esplosione di fulmini e saette prende completamente alle spalle questo mago che cerca di resistere ma viene travolto e cade a terra
senza fare neanche un lamento. A questo punto aspetta, no, non puoi muoverti così tanto. Eh sì, ti sei mosso, no. Appunto, ok, posso spostarmi. No, ero qui. Eri arrivato qua. Ero qua, ok. 9 mm-hmm. metri li ho fatti, ok, posso. Ok. A questo punto tocca a questo qua che si trova in un combattimento corpo a corpo. Vedi che butta a terra la balestra e estrae dal fodero la sua spada e cerca di colpirti. Venghi. Mi manca per uno, giusto. E come per uno? Aveva fatto il massimo del danno, tra l'altro. Complimenti, Moschi. Vai a avere tutta questa CA, scusate. C'ho più. C'hai il più 2 e va bene. E di base che c'hai il 17? No, aspetta. C'ho più 4 di intelligenza. Ah, c'hai ragione, c'ho 19. Fermo. Ok. C'ho 19, quindi mi fa utilizzare un altro scudo. Mamma mia. Vabbè. Ok. Questo punto aspetta, tocca 2 di 6 e tiro salvezza su forza. 4 danni da fuoco. Quel momento che tocca a Roy per dargli 2 di 6 in faccia. Vabbè, insomma, danno d'otto, questo tiro salvezza su forza. Allora, sono grossi, cioè... Oh, ma ragazzi, questo qua c'ha più 7. Restrained. Questo c'ha più 7. Restrained. Ora sai come ci siamo sentiti noi per tutta la campagna di Pandaria. Anzi, no, come mi sono sentito io per tutta la campagna. Tutta adesso la prima parte. Revenge io time. C'ho più 5, che c'entra? Pure io c'ho più 5. Revenge time. Di merda. Non bentornato, Moschito, bentornato. Bentornato. Vi preoccupate. Ragazzi, non lo dite, sennò si porta a sfidare. Non vi preoccupate. Tranquilli. Non succede niente. Avanti, su. Allora, a questo punto prova a colpire con svantaggio. Prima cosa però che fa è castare ancora una volta arma spirituale. Questa volta però fa vedere la distanza. Ok. Questa volta la evoca alle spalle. No, anzi, scusa. Visto che tu lo sbeffardi, più senso. Ora è diventata una cosa personale, diciamo. Lo allora accetto. Ok. Mi può far fare spiegare un altro slot. Io immagino Roy. Andiamo sul gatto. Ah no, aspetta, poi non mi sta sul cazzo. Andiamo su di lui. Allora, tiro per colpire. Quantesimo. Ok. Sempre con svantaggio. Ah, è vero, perché sì. Comunque anche perché è un attacco da mischia, a quanto pare. Sta cosa è figa, non lo sapevo. Lo respingo con lo scudo. Ancora? Dopodiché, in maniera un po' trattenuta e rallentata, prova a colpire. In realtà a rivetta questa volta. Prendi il drago, uno della tua taglia. Ok, quanto c'ha rivetta? Schiva tutto? Col secondo lo prende. Va bene, si accontenta. Si accontenta. Questo qua ci ha salutato. A questo punto vedete, no, quello che succede è che vedete altra confusione, altra gente che sta combattendo. Vedete altri soldati che arrivano da nord, danno manforte
a quelli che già stanno combattendo contro i vostri compagni. Sono in minoranza e a differenza vostra non sono dei avventurieri, non sono dei combattenti, a parte forse un bardo ormai in pensione, ma alle spalle vedete che delle radici incominciano a spuntare su questi nuovi arrivati, mentre la druida e anche il negoziante armato di spada intervengono a loro volta, mentre provenienti da sud-ovest vedete altri tre soldati che compaiono e li mettiamo in turn order. Perfetto. Questo nostro bellissimo ranger che continua a creare, a lanciare stuzzicadenti con la tenacia di chi non demorde, prova ancora. Oh. E stavolta mi prende. Ti becca sotto praticamente la freccia, becca una delle giunture di movimento e si conficca dentro agli ingranaggi. Gillian. Ok. Gillian, che era volta in direzione sud, probabilmente scorge anche questi soldati che arrivano da sud-ovest, no? Sì, arrivano proprio urlando, gridando e con le spade in mano, non sono certo sneaky. Allora, a questo punto, decido di fare la seguente azione, anziché colpire questo, che gli sta vicino. Fa: no, voi fermi lì. E Master, un'altra volta Hypnotic Pattern su questi quattro. Ok. Classe difficoltà 15 su saggezza. Ok, allora tiro salvezza, saggezza, tiro normale, DC 15, la magia 0, altrimenti nulla, status blu. Nice. Là sono arrivati e là rimangono. Ma al contempo il tizio affianco a te, mentre vede che fai le formule e dici delle parole arcane, prova con la sua spadina a sferrarti un colpo. Mazza, anche questo c'ha Mage Slayer? No, semplicemente hai lanciato un incantesimo a distanza melee. Ma no, e che c'è? Vabbè. Scusa, non è così, ragazzi? No. Era la regola Mage Slayer non ha senso di esistere. Era la regola nostra, perdonate, ricordo dei vecchi momenti. Mm-hmm. Va bene. Niente, scherzavo, non ti ha attaccato. Va bene. Ti sei bruciato un 18, non scherzo. Il prossimo sarà meglio. È un 14, va bene. Mi piace il tuo ottimismo. Tocca a Rivetta. Rivetta, nonostante ha subito un po' il colpo e ha un lato ammaccato, prova ancora una volta a mordere il capitano. Un vantaggio. Con vantaggio. Vai, Rivetta. Grandissima. Allora, 8, 11, 13. Rivetta, come lo finisci? La CIA gli scende di due. Ok. Tocca a questo qua che continua ad attaccare a Brucola, non capendo cosa sia esattamente successo. E,
e dopo questo crit io propongo il cambio di nome della compagnia in Le Renard Argenté, la volpe d'argento. non la prende a brugola. Va bene, questo qua stordito rimane lì dov'è. Aleus. Va bene, guardando un po' in giro, Aleus farà semplicemente un'azione di scatto. Si porterà qui e con l'azione bonus provo a colpire lì cosino. Sì. Che schifo, non lo uso più la tua scheda. Ah no, aspetta, no, con è vantaggio. un +0, guarda. Sì. Vabbè, pure col +7. Sì, va bene. Comunque non ci arriva. Sì, sistematela. Sì. Già fatto. Cioè, tiro su saggezza, yes. Credo. Sì. Ah, che poi tra l'altro avresti tirato con svantaggio, perché comunque... vabbè, ma lui è normale. Ah, è normale, è vero. Normale. Emmo. Finalmente si è spezzata la catena di tiri salvezza su saggezza. Oh, comunque allora, se chiarisce i tiri salvezza su saggezza è proprio una cosa assurda. Una cursed, A Master, io ancora una volta da invisibile mi avvicino a brugola, la riparo. Questo è veramente cheat proprio. Questo è cheat proprio, ragazzi. No, io faccio a questo qua che nel mezzo del fight con la sua spada rompe brugola e temo che si gira la trova riparata. Dopodiché, Master, questa volta cattiva, anzi, sai che faccio? Ballista su Roy. Ok. Raga, eliminatemi questo. Rip. E lo colpisce. Perché c'ha meno 2. E schizza pure. Però, non ti accorgi di una cosa? Che l'hai tolto da dove c'erano le fiamme. Brava, grazie. Ops. Perché sono a zona, non sono a target. No, sono a target. Lo avvolgono proprio. Ah, ok. Non è a zona. Avevo capito, a zona. Bene. Allora, dopodiché io mi sposto e ritorno, diciamo, invisibile. Un angolino un po' meno rischioso. Devi fare il tiro su saggezza. No, lei l'aveva... Ah, l'ha superato? Io l'ho passato. Sì, il goblin l'ha passato. Questo è il turno. Tocca il combattente che... è saltato, aspetta. Che questo qua che tanto è stornato, quindi vai allora, gigante. Allora, Master, se mi è concesso, vorrei fare allora, un attimo, secondo al volo, veloce. Ok, vorrei fare una prova di intimidire. Lo guardo e dico che razza di comandante di guerriero sei, che invece di rivolgere la spada verso un tuo pari la rivolgi verso una piccola creatura? Che c'è, il draghetto ti incute più terrore di me? Ho vantaggio sui tiri, sbaglio, mi dire. Vai. 17, a parità vince la difesa, no? Sì. Vedi che nonostante la tua voce roca, il tuo essere gigantesco e tutto il sangue dei suoi compagni morti, non pare minimamente spaventato da te. Si becca comunque un colpo. Io immagino Clankly con la voce di Blitz. Ok. Bellissimo. Perché fare un'azione? Cioè, tu puoi fare un'azione di intimidire? No, io ho vantaggio. Ho chiesto se potevo farla. Poi c'ho l'attacco extra. Però l'attacco extra effettivamente non ti richiede di aver fatto un attacco per fare l'attacco extra. No. Aspettate, che controllo, ma non mi sembra che ci sia. No. Quello è tipo roba tipo. Tipo due volte invece che uno.
può attaccare due volte invece che una, c'è scritto. Ok, ok, ok. Va bene. Suppongo che lo prendo. Sì, l'hai preso. Già, gli ho fatto i danni. Perfetto. Peccato, poteva essere una buona... Romeo! Vai, Romeo. Master, io vorrei lanciare... Che c'è? Eh? Ah, ok. Yeah. Un Eldritch Blast su costui. Mm-hmm. E uno su costui. Prego. Grandissimo. Il crit. Allora, il primo era quello che avevi di fronte a Gillian, mi hai cliccato, quindi sì, è lui che viene colpito, l'altro lo manchi. Ma dimmi questo come implode male. Allora, in pratica, così a freddo, un raggio che gli attraversa la testa. E Gillian, vedi la creatura a fianco a te che gli esplode la testa, si accascia prima sulle ginocchia e poi di petto cade terra. Vedi che nel buco che c'ha in testa c'è tipo della brina. Vedi Gillian che sorride leggermente. Dopodiché mi sposto. Mi metto qui. Va bene. Questo qua ci ha salutato. Questo qua è rimbambito. Ti tiro i danni. Andiamo a Roy. Roy. 10 danni da fuoco. Caro Roy. Ottimo. Dai, fammi vedere che cosa sai. Cosa sei. Ricordati 10 danni da fuoco. Aspetta, scusate, ho sbagliato. Vabbè, sarebbe 11 perché ho fatto un tiro su forza e non tiro salvezza. Però sarebbe comunque 11 e non supera. 10 danni da fuoco. Ok. Da fuoco. Da fuoco. Allora. Da fuoco. 10 danni da fuoco. Va bene. A questo punto. Sto bastardo si è tirato tutto il pool di Leon End. poi a fine combattimento mi dici quant'era il pool. Che sono curioso. Nel suo caso? Vabbè, poi. Poi. No, adesso no, per favore. Sì. Andiamo avanti. Il comandante si gira ancora una volta verso la rivetta. E tira due colpi con svantaggio. Ma povera rivetta. Il primo la colpisce, il secondo lo manca. Va bene. Ma guarda che infame è fango. È infamissimo. Direi che ho descritto la sua azione. Oh, Gillian? Comunque allora, è sbagliato. Gillian apre la mano e dardo di fuoco su questo qui vicino a Brucola. Ok, vai. Come lo finisci? Vedi mentre sta calando un altro colpo su Brucola con la mano destra, lascia scoperto tutto il fianco e vedi un dardo che lo trapassa da parte a parte. Dopodiché vorrei girarmi e urlare con lo stocco in mano: usate il vostro villaggio, è l'arma che conoscete meglio. Ok. Sto suggerendo di sgattaiolare, usare. Non mi ha cagato più. E mi muovo. Non gli è interessato. Di 9 metri qui. Mm-hmm. Intanto lo senti ridere, ma quindi è nelle vicinanze, ma non ti ha più risposto. Finisco. Rivetta. Quello ci penso io poi all'impo. Rivetta zoppica da una zampetta ferita. Un paio di bulloncini le cascano dalla zampa. Macchie di olio motore che cadono a terra. Esatto, nonostante tutto, attacca ancora una volta. A Viatuchi si illumina il simbolo di Gond nella mano.
e non colpisce. Ok. Ormai passo. È diventato prevedibile. A questo punto, questo qua ci ha salutato. Questo continua a guardare il soffitto. Aleus. Allora, intanto non ho il controllo sul token dell'arma spirituale. Non hai controllo su questo token? No. Comunque, muovo l'arma spirituale a fianco al capitano e con vantaggio questa volta. Ah, perché me la... Vabbè. Tranquillo. Con vantaggio questa volta provo a colpirlo. Okay. Dovrei colpirlo perché hai il meno 2 di prima. Sì, lo colpisce. Fino a che non torca a lui. Ok, sono 6 danni da forza. Mm-hmm. No, scusa. Ah, perché... sì, perché era quando... Perché se l'ha riattaccato vuol dire già che è passato il suo turno. Sì. Quindi... Quindi al turno del Nimble Cos. No, va bene. È che è già passato il suo turno, perché se l'aveva attaccato prima, aveva perso 2 di CA e ora è toccato a lui, vuol dire che sì. È già passato il turno di Roy. A quel punto mi punto una mano sul petto e dico: coraggio, finiamoli. Healing Word con Twinned Spell per me e Gillian. Dovrei tirare un solo Healing Word, ho scoperto. Uno solo, sì, sì, è uno. Di livello e 2. Sono 9 HP per me e per Gillian. Va bene. A questo punto mi muoverò. Ok, vai. Va bene, non ti preoccupare, mi muoverò qui. Ok. Ok. Io, esattamente come ho fatto con Brugola, mi sposto qui e riparo la mia bellissima rivetta. Però occhio, che io te l'ho fatto fare, ma non sarebbe di regola. Te l'ho fatto fare su Brugola, ma non te lo faccio fare su rivetta, mi dispiace. Non è perché? Di regola non è un po' più complesso. Sì. Perché è il più complesso? Ok, va bene. Sta, diciamo che ti sta. Ho concesso una cosa che non si potrebbe fare, però non esageriamo, ragazzi. Va bene. Va bene. Niente, come prima, riparo Brugola. Ma Brugola quante volte può farla l'auto healing, tra l'altro? L'azione? Perché non ce l'ha, non c'è limitato? No, non ne ha azione, non è limitato. Quello la sto curando io, che io comunque ce l'ho mending. Ah sì, può farla all'infinito, ok. Credo. Ok. Va bene. Ok, riparo Brugola, le dico di attaccare ancora una volta il capitano. Mm-hmm. Sì, ma come glielo dici di attaccare? come sempre. All'attacco! Voi sentite la voce di Viatu, però non sapete effettivamente dove sia. Nonostante sia uno dei sogni di Aleus che Viatu sparisse... si è realizzato, continua il ronzio della sua voce. Oh no. Ok, no, non colpisce questa volta, ancora una volta circondato. Okay. Ma determinato lo accalappa il turno. Comunque Hypnotic Pattern è un incantesimo sbagliato proprio, è forte veramente. Poi userò con il mio prossimo mago. Questo guarda il cielo. Io mi sposto qui. Bene, allora continuiamo a far parlare l'acciaio. Bella. Il crit. Oh.
e poi solo 7 danni. Allora, quindi sono in totale un 15 più 7, 22. No, no, cioè 15 più no. 12 fa 27, più 7 fa 34 danni. Perché praticamente il danno del Giant Knight. Prego, prego, vadi, vadi, vadi. Allora, scoppielo. Semplicemente, vedi che con un colpo di scudo gli faccio cadere la spada. Per un attimo le fiamme fanno un'ultima fiammata, quasi come ad accecarlo, e lascia, lo prende sulla spalla, che insiste fino al fianco opposto. Roy viene colpito in piena dal tuo colpo, ma incredibilmente, con quasi in maniera beffarda, non ti dà la soddisfazione, non senti neanche un lamento da lui, vedi che digrigna i denti e in silenzio si accascia. A questo punto vai, vai, vai. Vabbè, io quello che volevo fare era prendere appunto il pezzo di corpo con la testa e innalzarlo. vabbè, qui viene fuori il lato Goliath del Rune Knight. E ti prego, Escanor, di unità base carbonio terminata. E tenendolo in mano, lancio un urlo poderoso, tenendo in mano il pezzo di corpo con la testa. Quello che succede è che, nonostante la morte del capitano e i restanti ancora storditi in basso, vedete che quella che all'inizio era una battaglia tra voi e loro si è diventata una schermaglia di tutta l'intera città. Ci sono gente morta ovunque, alcuni principalmente cittadini, ma anche diversi marchi rossi, alcuni con la testa fracassata. Vedete anche il figlio degli armaioli sopra un tetto che lancia i sassi contro i membri dell'ordine. È un massacro senza frontiere. Ma a un certo punto vedete dalla distanza delle ombre in cielo, uno sbattere di ali, e quello che vedete, dimmi che sono grifoni per favore, non che sia altro. Cosa in questo momento quello che vedete, appena lo trovo, un Balor con una frusta e una spada si avvicina verso di voi. Madonna. Momento tensione. I figli di Ciuchino che planano sui nostri corpi. No, dai, veramente. I am fine. I am death. Ok. Vedete quattro ippogrifi scendere in planata. Bella fatta per il momento. Quattro ippogrifi. Che quello scende. Mi prega di Amat, mi posso cagare addosso. No, in effetti anche io, cioè abbiamo no. Avuto un po' di caghetta, sai, quella lì. Ma perché? Sì, ma perché? Cosa vi aspettavate? Solo perché qualche piccolo, magari qualche ombra vi ha preso in giro. Ma perché ho fatto? Certo. Quello che vedete è comparire dal cielo queste quattro figure, di cui due le riconoscete. Ma vedete che sono grandi perché sono tutti sul grifone, quindi considero la loro aria pari a quella del grifo, dell'ippogrifo. Oh no, su cui stanno. C'è quella lì. Vedete Sildar, una persona a voi nota, che scende in picchiata vicino a voi e fa: cosa sta succedendo qua? Questi bastardi hanno massacrato un'intera città. Ok, allora qua ci pensiamo noi, voi pensate al resto. Nel frattempo, vedete,
il nostro bardo che si avvicina facendo: presto, approfittatene, andate nel covo adesso, prendete il capo. Cosa volete fare? In che senso prendete il capo? Vi sta suggerendo sostanzialmente, io ora ve lo spiego, che siccome le truppe sono qua, le difese sono minore dentro la base. Cosa volete fare? Seguire un suggerimento o no? O continuerete la battaglia qua? Andiamo a questo punto. Io penso lascio la scelta. Sì. Io ora ve l'ho detto in meta perché c'è la confusione della battaglia e tutto, vi lascio il tempo. Io pensavo che comunque il capitano dei capitani fosse Roy, cioè non pensavo ci fosse qualcuno. No, ha detto capitano, non generale. Esatto. Ah, ok. No, no. Vi ricordate che avevano parlato di un certo Jarno? Sì. Sì, ok. Mi giro subito verso... penso che sia l'alleanza dei Lord. Il sindaco e non so chi altri, un doppelganger. Va bene, allora noi ci occupiamo intanto di questi qua. Il resto del plotone sta arrivando. Voi fate la vostra parte. In tutto ciò vedete Mina? Attendiamo truppe di rinforzo allora. Vedete nel frattempo Mina qua che si gira verso di voi, inizia a suonare il suo strumento musicale verso di voi e tutti quanti presumo vi fa un wow o tutti insieme ragazzi, tutti assieme Non sarà troppo? Beh, a me mi rifulla però ragazzi, l'importante è il io gesto. Rifullo anche Rivetta. Scusami, ha uno di saggezza questo schifezza? Ma infatti non... no. Allora. Aspetta. Hai sbagliato la caratteristica di incantatore. Sì. Quindi no, quanto ci aggiungiamo? Gli ha messo Wiz bassa. No, ma è carisma, nel caso suo. Nel caso mio è carisma perché lei è cosa? No, più 3 dovrebbe avere. Vabbè, allora sono 6. 6. Dai 6. 6 HP. Beh, meglio di niente. Buttali via. Mi fa... Dice... Jarno deve essere dentro... la vecchia magione. Noi cerchiamo qua intanto di resistere. Intanto vedete comunque che questi 4 scendono in picchiata, diciamo... basta un cenno di capo di Sildar. Sildar intanto vi augura buona fortuna. E danno una mano ognuno alle varie persone. In questo momento vi trovate un momento di relativa tranquillità in mezzo al cerchio del ciclone. Master, io mentre ritorno normale rimetto l'ascia al fianco e voglio prendere la spada del capitano come trofeo. E vedi se ha qualcosa di interessante. Esatto. Sì, sì. Vedi anche l'oggetto particolare che portava a uno dei, diciamo, delle dita. Ok. Codesto oggetto. Questo. Ok. Perfetto. Lo metterò nella bisaccia. Va bene. E prendo la spada. Ragazzi, adesso in meta, diciamo, ditemi cosa, come volete muovermi, cosa volete fare da qua. Ci muoveremo nell'unica direzione disponibile, anche perché francamente Aleus non avrebbe voglia di prendere parte a questo, a tutto ciò, ma un po' per, come dire, anche per un senso di rivalsa e perché, come ha detto, interessa entrare nelle grazie di qualcuno, comunque si fa avanti. Ok. Io parlerò con i miei compagni e gli dirò... Io ovviamente tornerò visibile davanti a voi, così proprio... Pum. Io ho già utilizzato i miei incantesimi più forti.
Siamo in the way. Farò quello che posso. Non preoccuparti, Gillian. Anche io cercherò di fare del mio meglio. Rivetta non è in ottime condizioni, ma Brugola è di nuovo operativa. E fidatevi di me, ho ancora qualche asso nella manica. Mentre corriamo, posso fare ancora qualcosa. Ma state attenti. Incominciate a muovervi in direzione del maniero. Intorno a voi è tutto un campo di battaglia. Alcuni membri dell'ordine cercano di frapporsi tra voi e il vostro obiettivo, ma altri cittadini intervengono saltandogli praticamente addosso e facendogli un percorso sicuro in mezzo a tutto questo sangue. Passerò tutto il tempo a tirare fiamma sacra ai soldati. Okay. E arrivate alla fine, fino al maniero. Arrivate al maniero, questa struttura molto grande su due piani, ma quasi del tutto bruciata. Tempi antichi della guerra con gli orchi. Sembra tutto in disuso, se non per dei passi che vedete che vanno verso il retro. Proseguite ancora per qualche metro finché non trovate che questi passi si interrompono davanti a dei cespugli e, guardandovi meglio, notate una botola nascosta. E da quello vedete una scala che va verso la profondità. Vi ritrovate comunque in un luogo al chiuso. Il clangore della battaglia c'è ancora, ma è attutito dalle spesse mura che vi circondano. Vedete questa rampa di scale che dà verso il basso. C'è una piccola fontana, probabilmente usata ai tempi della villa. E c'è silenzio, troppo silenzio. E detto questo, ragazzi, per questa sera si conclude la sessione. Bravi. Non me l'aspettavo. La tattica c'era questa volta. Dai, ce la siamo cavata bene. Trasportaci. E ho vinto il Deadpool. Cambiamo musica. Musica. Qua siamo tornati un po' indietro. Noi ringraziamo di nuovo Furetto perché era veramente una bella mappa. Io non l'avevo visto, per ovviamente questione di spoilers. Però bel lavoro. Ragazzi. Molto bella. Io gli ho dato come base la mappa, quella della città, quella grande. E lui ha ricostruito perfettamente esattamente uno le stesse cose. Sì, è stato forte. Mi piace. È stato molto bravo. Shadow. E questa non è l'unica, ragazzi. Più avanti vedrete l'altra. Ma non so se vi piacerà vedere. Quanto è il pool di Lionhead? Allora, ragazzi, vi spiego com'è questo personaggio, come l'ho ideato. Mm-hmm. Essendo che non ci sono dei paladini come PNG, se non la cosa più vicina è un cavaliere della morte GS17. E capite che era un po' difficile mettervi quello. Così bassi sono i Death Knight? Sì, solo un misero 17, purtroppo. Penso Lord Sot sia un po' di più, però. Vabbè, allora, quella era Mosca Bianca. Ma diciamo che questo personaggio aveva circa... Io per crearlo mi sono basato sulla tabella per creare i GS. Spero di essere stato abbastanza equilibrato. Non mi è sembrato particolarmente oppressivo. Più che altro era un muro di carne. Il discorso della cura. Allora, in realtà avrebbe dovuto avere avrebbe avuto molti più HP di quanti ne ha avuti se era GS giusto, però in compenso aveva un po' più di danno e un po' più di armatura, quindi era un po' più cannon glass. Però diciamo che l'avete circondato, e come succede in qualsiasi cosa che viene circondata in quinta, ha fatto io, la io fine giusta. L'arma allora, perché il dispel all'arma spirituale?
perché poteva essere veramente, veramente, veramente un problema. Poi ho detto, va bene, al limite mi spreco un altro slot di secondo, che male non è, perché non sappiamo che cos'ha. Ma soprattutto, ragazzi, avrebbe potuto avere un Misty Step, un qualsiasi cosa. Non era della vendetta. Però è interessante pure quello della conquista, che ha arma spirituale, armatura da Gatis che non ho usato, in generale interessante. Poi ho fatto una piccola modifica, che favore divino farebbe danni radianti, ma visto che la divinità che gli dava i poteri era Tiamat, mi sembrava più carino che erano da fuoco. A me è piaciuto, no, comunque, lo scontro, sì. Sai? Un sacco. È stato un bello scontro, mi è piaciuto molto il fatto che c'è anche la rivalsa, no, della popolazione, del villaggio, che effettivamente siano stufati di questa sorta di tirannia effettivamente che avevano messo su. Mi è piaciuto vedere tantissimo l'Halfling con la rapa mentre gli rosicava le gambe. Infatti è il momento, no? È il momento che il marchio rosso se ne vada e subentri un'unità specializzata, un'unità educata, un'unità ligia al dovere, che è il pugno fiammante. In cosa ridete, scusate? Mamma mia, ragazzi. No, no, assolutamente. Io non voglio assolutamente, assolutamente, come dire, leccare il culo alla nobiltà di Baldur's Gate. Non sia mai. Che non nessuno osi pensare queste cose. Io voglio ringraziare il master che mi ha concesso di fare questa cosa, perché di riparare Brugola senza sprecare effettivamente l'azione di Brugola. Mi sembrava un'idea, però ci stavo. Era un'idea carina, per cui ci sta, perché comunque la Fox era molto più complicata. Quindi io da master gliel'avrei dimezzata, però, la cura. No, tanto non è altissima. No, a me faceva cura, il quindi... tizio che picchiava Brugola il tempo che si girava, tornava e stava tutto riparato. Madonna, io me lo sono immaginato 2-3 volte quella scena, stavo morendo. Ma soprattutto, immagini, ragazzi, quello lo menava e poi si vedeva via tu. Più che altro mi aspettavo il mago un po' più ostico. Infatti avevo molta paura di quel mago. Ma infatti subito ho usato Shatter, ho detto questo mo ci lancia una palla di fuoco. Io pure me lo sono aspettato. No, non l'avrebbe fatto. Io avrei utilizzato Counterspell, sì. Sempre meglio comunque prevenire. Però ragazzi, voi c'è un piccolo dettaglio che non avete trascurato. Che voi ora avete fatto questa fight, comunque ve la siete cavata bene, Nautic Buster è rotto. Ma voi siete, con come siete messi, state per entrare in un dungeon. Io ho problemi, non ne ho. Io prendo la mia boccetta, gliela do a Clanklin, ci entro dentro, sto un'oretta e ci vediamo domani. Io problemi non ne ho. Lui no, però diciamo che... Allora, io per fortuna, col fatto che ho Brugola e Rivetta, diciamo, non ho consumato molti slot e ho qualche, come diceva via tua ai suoi compagni, ho ancora qualche asso nella manica. Però le ho ricevute, cioè mi hanno menato prima di diventare invisibile, ragazzi. Quindi... Mi hanno menato! Io ho ancora 3 slot del secondo e domandina. Uno del primo. Non si dica. Quando è che prendo 2 Channel Divinity? Il secondo Channel Divinity io? Al settimo. Mi hanno menato. No, io e sto... Io vi dico che ho sprecato, non dirò gli slot rimanenti, ma ho sprecato 2 di secondo, anzi 3 di secondo e 1 di terzo. Di cui uno di secondo me lo sono ripristinato. Non sono messo malissimo. Anzi. Chissà cosa vi aspetta nel dungeon. Però c'è una cosa. Io potrei avere un asso nella manica. Niente, no, non facciamo metagame. Ogni giocatore sa quello che gli è rimasto. No, ma questo dipende dal master. Ma Master, quando questa strategia dell'hypnotic pattern si riverserà violentemente sulle prossime campagne? Parli con me? Ma l'hypnotic pattern è legit, che devo fare? Vuol dire che dovrò mettere un orda più grande. Oh no! Tutti stunnati.
è più sparsa. Ragazzi, sono incantesimi di controllo, eh. Se non c'è Hypnotic Pattern, c'è Web. Se non c'è Web, ci potrebbe essere un intralciare del druido, insomma, cioè... Sì, ok, ma un conto è intralciare, un conto è azzerare. C'è una palla di anche una palla di fuoco. Il controllo migliore è comunque la morte, no? Vabbè, comunque io vorrei porre l'attenzione su una cosa, sul fatto che se Roy era un muro di carne, io non oso immaginare a cosa andremmo incontro adesso, quindi... Ma abbiamo livellato? Chi? Noi. Perché avete finito un capitolo? Perché che io ho i capitoli qui a portata di mano. Avete battuto qualche GS1, un capitano, mo vi montate solo perché siete gli eroi popolari che hanno salvato l'intera città, forse. Quindi, perché ancora... quindi abbiamo preso la pietra miliare di esperienza. Vai. Mamma mia. Eh no. vabbè. Lurido. Ah, Master, mi sono dimenticato di dire al ragazzino che no, Fender, Ferned, come cazzo si chiama? Fedez. Ferden. Ovviamente il Master Federer sa perfettamente. Mentre passo gli do mezza razione. Come no? Il Master sa perfettamente che si chiama Ferden e che assolutamente non è andato a controllare. Lui ce l'ha un nome, ed è anche un nome da uomo. Un nome molto... Ma signori, signore! Comunque, vi ringraziamo per averci seduto, vi ringraziamo per la vostra pazienza, visto che ci state recuperando, diciamo, un pochettino in ritardo, diciamo, su questo episodio è uscito un po' in ritardo rispetto alla nostra tabella di marcia, ma vi ringraziamo sempre di essere qui. È colpa qui. Di Saphir. Io... No. Non faremo nomi, Safir. È scattata il via tua, eh. Sì, bevi per dissimulare o per dimenticare, dipende da ciò che bevi. Comunque, ragazzi, se non l'avete già visto, è uscito Armageddon, è molto carino, è una B-shot, andatelo a guardare, è completo, sono due episodi, se volete farvi un po' di risate andatelo a guardare perché è sfizioso. Veramente sfizioso. Sì, sono ragazzi, anche alla cultura pop, ed è molto divertente. Noi ci siamo divertiti parecchio. Anzi, ne approfittiamo anche per ringraziare nuovamente Zaga. Bello, e i ragazzi di Armageddon sono stati veramente un amore. Ci hanno masterato, ovviamente, i creatori. Posso dire una cosa, Zaga? Quel quick starter è un gioiellino. Ecco perché Trot, fortuna vuole, Lurido, che l'ha vinto. Vabbè. Sì. L'ha vinto. Uno dei nostri contest sul nostro canale Twitch in una live, non sarà nel primo e nell'ultimo contest che faremo. Fra gli avversari c'era Fattone che io invece, lo salutiamo. Ragazzi, comunque, per chi ci segue, sappiate che questa che c'è stato non è la fine, ma è solo l'inizio di tutto quello del casino che sta per succedere. Questo è soltanto, ragazzi, un piccolo preludio. Sono adesso che è staccherete. Un piccolo granello di sabbia in una clessidra che sta cambiando posizione. Adesso che staccherete, andate dai vostri fratellini, sorelline, dei vostri figli, no, o dei vostri figli, dei vostri animali. Dategli una carezza e dite: questa è la carezza che vi manda Aleus. E con questa pirla e perla andate dai vostri criceti e però questa volta non strizzateli un po', non li maltrattate come fa via, ecco, esatto. Poi non vi stupite se non vi aiutano in battaglia. Aleus l'amicone, proprio. L'amico, ma comunque al riguardo è stato un po' strano, perché comunque io mi aspettavo che era un po' interessato a qualche soul coin, però no, il soul coin viene prodotto in un altro modo, l'anima deve fare un giro allucinante. No, è più che altro, siccome vabbè, non è diciamo così che il culto di Tiamat
rompo un po' le scatole in Avernus. È probabile che... Ma penso che poi ne scopriremo di più quando una delle prossime... Si può dire... Si può dire. Ragazzi, adesso quando finirà Phandalin, la prossima campagna che abbiamo in mente di giocare, che ce la mastererà il nostro buon Gigino, sì. Il nostro Plesiot, esatto. Esatto, a sorpresa dello stesso Plesiot, che non lo sa ancora, ma lo saprà. No, no, lo sapevo. Ah. È già tutto pronto. Quindi vi porterò a questi ragazzoni a discesa nell'Avernus. Esatto. Una gita turistica nell'Avernus. Compresa a fare una gita a Baldur's Gate. E piccolo annuncio, avremo modo di provarlo sulla piattaforma di Fantasy Grounds. Faremo questo test. Oltretutto rimanete, proprio come dico sempre, anche su Instagram, per chi oramai è abituato a farsi cuocere le orecchie da me lì, rimanete in campana, perché anche sul discorso di Descent into the Avernus ci saranno molte novità e molte, ci sono un paio di collaborazioni su cosine che non anticipiamo. Quindi, ancora assolutamente, e rimanete in campana perché, come ben sapete, la prossima settimana ci troverete live nel canale Twitch del nostro caro amico Morgan. Esatto. Anche lì martedì 22 alle ore 21 in live sul canale di Dottor Morgan alias Morgan Nocere. Link in descrizione, lo mettiamo, link di Morgan in descrizione. Lo mettiamo, quindi andate, venite a trovarci, venite a vederci mentre giochiamo a Cthulhu e moriamo e impazziamo male, venite a vedere se giochiamo a Vernus e moriamo male. In realtà, dico io, semplicemente, venite anche in taverna ogni tanto sul nostro canale Discord, semplicemente per farci due chiacchiere. Semplicemente per ascoltare Moschito che parla. Sì, tantissimi belli racconti, monologhi, preparatevi a ore e ore di intrattenimento. Tutti improvvisati, tutti improvvisati. E di alta qualità. Siete tutti ben accetti, soprattutto se venite dai dintorni di Pisa. Assolutamente sì. Ragazzi, noi aspettiamo che entri un pisano su Discord. Vi prego, pisani che siete all'ascolto, entrate su Discord, per favore. Vi faccio moderatore. Così avverrà la mitica e gloriosa lotta tra pisani e livornesi e non avrà mai fine. Ufficialmente i 5 della taverna non si schierano con nessuna provincia toscana. Ma detto ciò, direi comunque di fare i ringraziamenti e alla prossima. Alla prossima, ragazzi. Salam aleikum. Bye.